Al Grande Fratello VIP 6 nuovo provvedimento disciplinare ed ennesimo scontro. Nella casa di Cinecittà l'aria che si respira è abbastanza tesa. La solida amicizia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro ormai sembra essere giunta al capolinea. Una svolta inaspettata per molti telespettatori e la cantante lirica ha più volte dimostrato di essere rimasta delusa dall'allontanamento della sua più cara alleata. Pertanto, non è riuscita a trattenere il suo sdegno, tanto che ha attaccato più volte l'ex Miss Italia. Nei suoi ultimi attacchi c'è come protagonista anche Miriana Trevisan, con cui spesso si è lasciata andare a forti. Questa volta, lo scontro si è acceso durante la lettera del nuovo comunicato. La produzione ha deciso di punire i vipponi, che hanno violato varie regole. A leggere il provvedimento ci hanno pensato Miriana e Antonio Medugno. I due GFini hanno informato i loro colleghi che ci sarà una riduzione nel budget messo a disposizione per la spesa settimanale. Non è la prima volta che in questa edizione la produzione decide di punirli per alcune trasgressioni. Prima di riportare la cifra, la Trevisan ha sottolineato tutti i punti del regolamento che non sono stati. La showgirl ha invitato tutti a non sottovalutare le regole, affinché non venga ancora penalizzato tutto il gruppo della casa. Le trasgressioni riguardano, ad esempio, il ritardo nel cambio delle batterie e le sigarette fumate dentro le quattro mura. A questo punto, Medugno ha letto tutto il comunicato. Dal budget questa settimana verrà decurtato il 30%, a causa della trasgressione di alcune regole della casa. Il provvedimento fa riferimento soprattutto ai freeze che non sono stati rispettati dai concorrenti nella puntata di. Il budget messo a disposizione sarà 224 euro. A questo punto, è scoppiata la lite tra Miriana e Katia Ricciarelli al GF VIP 6. Nella serata di ieri, la soprano ha definito la Trevisan, Manila e Natalie delle vipere. Ora la showgirl ha approfittato del momento per rispondere a questo attacco. Mentre elenca le trasgressioni, ha ironizzato: non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere. Siamo in un covo di vipere. L'ironia di Miriana non è stata presa bene dalla soprano, che ha subito replicato alla frecciata, sentendosi colpita. Scendendo nel dettaglio, le ha fatto presente di aver detto solo ciò che pensa. La showgirl ha ribattuto che il suo era solo un modo per scherzare e Katia ha sfoderato la sua rabbia. Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo. Ma la Trevisan non gliel'ha fatta passare liscia.